Babes, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a fare un haul autunnale basic. Autunnale perché comunque ho cercato di comprare tutte cose che posso indossare in questo periodo, quindi colori caldi, marroncini, nero e basic perché, come vedrete, ho preso per la maggior parte pantaloni molto basic, un vestito molto basic, una tuta, insomma cose abbastanza semplici che poi possono essere sicuramente molto arricchite grazie ad accessori o comunque a cose un pochettino più particolari che può essere un top, una borsa, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo subito partendo con la location. Come vedete sono in una posizione diversa rispetto ai video statici, questo perché sto registrando questo video quando purtroppo è già buio perché ormai sta facendo buio sempre prima, perciò la luce naturale non c'è più, di conseguenza non posso neanche fare i video di là in camera da letto dove ho la postazione per i try on, ma sono qui con la luce artificiale, ma soprattutto ho scelto un altro sfondo perché quando faccio i video statici avete notato che c'è un po' di polverina che gironzola quando utilizzo per esempio bronzer in polvere oppure gli ombretti. Ecco, questa cosa succede anche quando vi mostro i vestiti, perché ovviamente tirano fuori sempre un sacco di polvere. Ecco, avendo lo sfondo nero si vede tantissimo. Questa cosa della polvere succede a qualsiasi YouTuber, soltanto che ovviamente avendo lo sfondo bianco, comunque chiaro, si nota meno. Io avendo uno sfondo nero che è molto particolare, si nota ed è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Quindi nei video, per esempio, di make-up no, perché è poco, ma nei video tipo questi try on o comunque haul si vede tantissimo, perciò spero vi faccia piacere questa cosa. E quindi momentaneamente ho scelto questa location che è sempre nel mio nuovo studio. Ho questo bellissimo divano vellutato rosa, la tenda e qua c'è il quadro di Prada, anche se è a metà perché non volevo mettere la ripresa troppo in alto per inquadrare tutto il quadro, però poi non vedevate me. Quindi, dopo tutta questa premessa, iniziamo subito con il video. Ho fatto shopping da Stradivarius, Pull&Bear e Bershka, tutto quanto online. Devo dire che ho già provato tutto, quindi vi dirò cosa tengo e cosa non tengo, perché ovviamente avendo preso online le cose dovevo provarle, quindi dovevo vedere se mi piacevano oppure no. Allora, partiamo da Pull&Bear e partiamo con questo jeggings o jeans normalissimo skinny nero ed è per la precisione uno skinny high waist. Questo qua è il codice e la taglia, così se vi interessa potete andarlo a cercare visto che ci sono anche tanti altri colori ed è un semplicissimo appunto pantalone stretto attillato a vita alta nero. Io porto praticamente soltanto jeans skinny perché secondo me mi valorizzano di più. Perché io comunque non avendo la gamba super super magra, se vado a mettere quei pantaloni che vanno purtroppo di moda adesso negli ultimi anni, ovvero larghi, a zampa, a vita bassa, non mi valorizzano, ma mi ingrossano ancora di più le gambe. Perciò penso che lo skinny sia l'unico jeans che veramente mi valorizza perché, essendo attillato, mostra tutte le mie forme. Non è un difetto essere un pochino più abbondanti, anzi, è un avere delle forme magari un pochino più pronunciate. Però un conto è sottolineare le forme con un pantalone attillato, un conto è nasconderle con un pantalone largo che su di me mi ingrossa ancora di più. Perciò io prediligo, diciamo, gli skinny, quindi ovviamente ho preso questo modello nero perché è molto basic e lo uso sempre e questo appunto lo tengo. Poi, per il fatto appunto di portare soltanto jeans skinny, sono voluta uscire un po' dalla mia comfort zone prendendo questo pantalone qua, che è per la precisione un pantalone mom, quindi di quelli tipo boyfriend, che sono abbastanza larghi sulle gambe, ma non troppo, e finiscono abbastanza stretti sulla caviglia. Pure questi non mi stanno malissimo, però non lo so, con una scarpa bassa, che è diciamo il tipo di scarpa che indosserei per tutti i giorni, quindi questi pantaloni li userei con una scarpa bassa, secondo me non mi valorizzano appieno. Poi se li dovevo tenere magari per metterli con sotto un tacco che magari mi può slanciare, mi stanno sicuramente meglio. Però quando io metto i tacchi di solito è quando esco, e quando esco non metto mai jeans, perciò questi farò il reso perché veramente non li utilizzerei. Sono comunque un bellissimo modello, cioè se vi piacciono i mom jeans ve li consiglio perché sono ben fatti, calzano bene, anche in vita non fanno troppo il difetto, cioè io ho preso
una taglia 38 e va benissimo, quindi mi stanno bene in vita e non mi stanno stretti sulle gambe. Invece di solito quando vi stanno bene sulle gambe vi stanno larghissimi in vita, quindi è un ottimo modello. Vi faccio infatti vedere anche il codice, la taglia se vi interessa. Però ecco, per lo stile di pantaloni che piace a me non è l'ideale. Anche il colore è molto carino perché è tipo autunnale, un marrone un po' freddino, molto molto cute. Però ecco, di questi farò il reso. Ultimo capo che ho preso invece sempre da Pull&Bear è questo vestito meraviglioso, raga. Me lo sono provato, wow, l'ho fatto vedere al mio fidanzato, la prima reazione è stata wow, chi è sta figa? Che sei, Kim Kardashian? Mi ha detto. Praticamente questo qua è il classico abito stralungo, strattillato, stile Kim Kardashian. Cioè, ora così ovviamente non si capisce molto, ma è veramente un semplicissimo abito nero, tutto tutto lungo, lungo fino alla caviglia. Quindi un abito midi attillato, quindi di quello che vi sottolinea molto i fianchi, vi sottolinea molto il sedere, il seno se ce l'avete magari particolarmente pronunciato. Insomma, è un vestito che sottolinea appieno tutte le figure e segue bene la linea. Io adoro queste cose perché appunto ho il fianco più largo, ho il sedere più grosso, voglio farlo vedere. Perciò l'ho preso sperando mi andasse bene e mi va bene, quindi sono super contenta. Questo con un tacco a cena fuori, fantastico, favoloso. Vi faccio vedere i vari dettagli, così se volete potete cercarlo. E c'era anche marrone, bellissimo raga, stupendo. Poi costa pochissimo, bel materiale, fatto a costine, stupendo. Passiamo adesso a Stradivarius. Da Stradivarius ho preso, per paura che i mom jeans di Pull&Bear mi stessero male, dei pantaloni sempre marroni, però skinny. Il marrone è leggermente diverso, infatti ve li faccio vedere a confronto. Questi sono di Stradivarius, mentre questi sono di Pull&Bear. Vedete che sono due marroni diversi, quello di Stradivarius è molto più cioccolatoso e devo dire mi piace anche di più. E appunto sono dei jeans skinny, quindi stretti, a vita alta, molto di più rispetto a questi neri di Stradivarius che vi ho fatto, no, di Pull&Bear che vi ho fatto vedere prima. Quindi questi qua neri sono a vita alta, ma questi sono a vita super alta. Quindi se avete magari in inverno un top bello, crop, però avete freddo, magari mettete questi così la pancia è meno scoperta. E niente, mi piace molto. Questo qua è il cartellino con tutti quanti i dettagli. E devo dire che Stradivarius mi ha colpito molto per i materiali, perché il jeans rispetto magari a questo nero è molto più morbido. Quindi rispetto a Pull&Bear ha i capi più morbidi, materiali migliori. Infatti, parlando sempre di materiali, ho preso questo top e raga, io sono rimasta scioccata dalla morbidezza. È veramente super morbido. È un top fatto così a costine, infatti si chiama Seamless e questa qua è la targhetta con i vari dettagli e devo dire che ci sono anche tantissime taglie di questo. Bellissimo, questo penso lo comprerò anche in altri colori perché oltre alla qualità stupenda, morbidissimo, è anche un tipo di top che io indosso molto perché è crop. Questa parte ce l'ha tutta scoperta e per me che ho comunque la parte alta del corpo molto più magra rispetto al sotto, mi piace accentuarla, le scapole scoperte mi fanno impazzire, perciò amo questi tipi di top che lasciano appunto intravedere le scapole. E poi sulle braccia hanno, vabbè, le classiche maniche. Con la particolarità di avere questo buchino qui dove entra il pollice, quindi il fatto che sono delle maglie, diciamo, che coprono un po' anche la mano. Io adoro follemente questa tipologia di top, infatti l'ho assolutamente preso e prenderò, penso, anche altri colori. Passiamo poi a Bershka. In realtà queste cose le ho prese su Zalando perché stavo girovagando su Zalando e quindi le ho acquistate lì, però penso che ce l'abbia anche Bershka perché comunque la diretta proprietaria è lei e non Zalando. Comunque ho preso una tuta di un colore meraviglioso. È questo color misto tra viola desaturato e lilla molto scuro. Comunque un colore molto particolare, autunnale ma anche molto invernale. Mi piace tantissimo. Sopra è una classica tuta, quindi con la fascia così, che è ripresa anche nella parte sotto. Ma mi piaceva, oltre al colore, la particolarità che ha tipo questa linea che segue tutta quanta la gamba. Ho preso taglia S e questo è il codice. Per quanto riguarda la felpa, ho preso ovviamente la felpa abbinata, che è un classico felpone abbastanza oversize, così.
con il cappuccio e mi piace il fatto che dentro sia felpata, quindi questa la potete veramente sfruttare tutto l'inverno perché vi terrà sicuramente molto caldo. E questo qua è il cartellino. L'ultimo capo, in realtà non è un capo, ma sono delle scarpe. Sono delle scarpe di un brand che non so se ci so, se c'è in tutti i centri commerciali, perché tipo a Roma ce ne sono veramente pochi di questi negozi. Si chiama Achiré, vi faccio vedere la busta, così magari se ce l'avete nelle vostre città potete darci un occhio. Il brand è questo qua. E è un negozio che vende, oltre a vestiti, le scarpe, ma tantissime tipologie di scarpe a dei prezzi abbastanza bassi. E diciamo che io prediligo abbastanza facilmente comprare scarpe in questi tipi di negozi perché sono scarpe comunque economiche e questa cosa favorisce il fatto che potete comprare più scarpe perché magari compri la Dr. Martens, se la paghi 250 euro e tipo la tieni per tutta la tua vita. Invece a me piace cambiare, quindi magari voglio lo stivaletto basso, lo stivaletto alto, lo stivale col tacco, il texano, eccetera, eccetera, quindi prediligo scarpe un pochino più economiche. Perciò ho preso degli scarponcini da battaglia, sono degli scarponcini molto classici, neri con il carro armato, abbastanza alti perché a me piace sempre sembrare più alta e rispetto a quelli classici sono un pochettino più bassi qua, perché per il concetto di allungare la figura e quindi non ingrossarla, più si alza questa parte, più la gamba si accorcia. E avendo poi la caviglia un po', diciamo, più grossa rispetto alle ragazze che hanno le caviglie molto molto sottili, ovviamente se porto questa cosa molto più in alto, il polpaccio si schiaccia e quindi sembrate più corte. Perciò prediligo sempre questi tipo di stivaletti così corti. E quindi ho preso questo modello qua, molto carino, nero, semplice, bello, mi piace. Detto ciò, questo era tutto il mio shopping. Devo dire che non vedo l'ora di indossare quell'abito nero, sfoggiarlo e fare soprattutto una foto che sicuramente troverete sul mio profilo Instagram. Quindi se non mi seguite, fatelo, trovate il link diretto giù nell'info box. Detto ciò, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!